Ben ritrovati con A Tu per Tu, nella settimana santa, ovviamente per i cattolici. Abbiamo scelto, insomma, di uscire dal tema nostro solito, che è quello della politica, e di ospitare David. Presentacelo tu. Don Alessandro Conti, direi, buonasera. Non posso dire il mio parroco perché io, pur abitando a Subiano, ma a Montegiave abbiamo il parroco della Chiassa, quindi non lo Ah, so come. ok. È suddiviso così il Sì, territorio, quindi ho noi. capito. Però è il parroco di Subiano, quindi diciamo il parroco del comune, e oltre che giovane, un brillante sacerdote, molto amato, direi. Le sue funzioni sono È seguitissime, se vero? così sì, Bene. direi la Chiesa ha una grandissima partecipazione e credo sia una delle poche chiese nel panorama aretino Così, così che ha. gremita di Ma fedeli. non solo alla messa, ma direi anche in tutte le altre iniziative che hanno, e quindi poi ce lo dirà, ma comunque si parla anche di costruire altre strutture, un oratorio, insomma non so di preciso, ma insomma strutture più importanti perché c'è una grande partecipazione, un po' dovuta, ed è un grosso merito, diciamo questo, dovuta forse al fatto che le strutture laiche, soprattutto per i giovani, non si Sì, sono preoccupate, soprattutto negli ultimi tempi, di offrire nulla. Quindi direi che a Subiano l'unico punto, l'unico luogo di incontro per i giovani, meno giovani, è rimasta la Chiesa. ecco, come si chiama intanto la chiesa di Subiano? La parrocchia si chiama Parrocchia di Santa Maria della Visitazione. Poi abbiamo fatto questa chiesa nuova che è diventata un po' il centro di tutte le attività pastorali e che si chiama la chiesa di San Giovanni Battista, intitolata al più grande profeta. Eh sì, E, grazie a tutti questi complimenti dell'amico Davide, ma immeritati direi, perché si cerca di No, è la fare il verità, oh, possibile, ecco, di voglio darsi da dire. fare, come si diceva prima anche con te, Greta, la cosa che dobbiamo combattere è l'inerzia, no? Quindi una chiesa che pensa solo alla sacramentalizzazione, cioè a dare i sacramenti e basta, ma come ci insegna Papa Francesco, piuttosto dobbiamo cercare di essere una chiesa che è in uscita, no? Che esce dalle sacrestie per incontrare la gente, per fare cose nuove, per gettare ponti verso tutte le realtà che sono sul territorio. Beh, forse i complimenti di David, cioè, nascono anche dal fatto che, come ci dicevamo un po' dietro le quinte, oggi la Chiesa, insomma, si deve fare, secondo me, un grandissimo esame di coscienza, perché comunque effettivamente parroci, no? Che aggregano e che portano, io spero, anche Sì. tanti Sì, giovani, no? Nella sua esperienza, ecco, vicini abbastanza. alla Chiesa sono troppo pochi, non dico po' Pochi, troppo pochi. Ecco, è questo forse, no? Quello che non va. Quindi, come si trova però la chiave in così, in un'era moderna per interessare i giovani che sono invece, no, attratti dagli smartphone, dai tablet, da tutto il mondo che è, insomma, forse anche molto meno attraente, no, di un oratorio, no? Ecco, come si trova la chiave? Beh, innanzitutto sono queste strutture che da noi sono poco diffuse, però al nord, verso Lombardia, Piemonte, penso in particolare, sono gli oratori, sono Certo. strutture di accoglienza ecclesiali rivolte innanzitutto ai giovani. E infatti abbiamo fra i nostri progetti quello di fare un oratorio per i nostri giovani, in modo tale che possano avere un luogo ricreativo ma anche educativo, che non sia semplicemente il campino così messo là dove vanno a giocare i ragazzi, quello non è un oratorio ovviamente, ma un luogo ecco, di incontro dove ci sia una figura, un sacerdote, un catechista, un animatore che possa aiutare i nostri ragazzi a crescere anche attraverso il gioco. Quindi direi che quella degli oratori è una via È un importantissima. modello che è antico, ma che ancora oggi Certo, funziona. poi al di là della struttura, certamente l'oratorio sono le persone, quindi persone, sacerdoti, religiosi, laici, che si spendano per stare con i nostri giovani che ne hanno un gran bisogno, perché certamente le problematiche giovanili sono tante, sono impegnative. Però è importante, ci sono persone che si sporcano le mani, no? Cioè che si buttano nella mischia, che si danno da fare per proporre ai nostri giovani percorsi,
che non siano certamente percorsi semplicemente ricreativi, no? Ma direi soprattutto di servizio verso i più piccoli, verso i più deboli, verso le persone che ne hanno bisogno comunque. Ecco. Nel servizio direi che c'è la strada educativa più importante per i nostri giovani, fargli fare le cose. Ecco, io invece vorrei chiedere questo. Ultimamente si sente, cioè anche a Subiano oramai il multiculturalismo è di casa, quindi abbiamo un po' ragazzi di varie provenienze, di varie diciamo, etnie. E, allora, volevo chiedergli, oggi si sente, si legge molto su spesso il ritorno un po' del razzismo, la cattiveria del... il guardare al diverso un po', soprattutto tra i ragazzi, quindi il bullismo. Ecco, la Chiesa come lo vive questo e cosa fa anche per evitare tutto questo e far crescere invece in armonia e superare tutte queste divisioni? Sì, la nostra società è diventata multietnica e per certi versi più problematica, ma per altri versi potenzialmente più ricca. Perché da questa diversità, non dobbiamo avere paura della diversità, no? Di diverse religioni, diverse culture, cioè se riusciamo a metterci in rete può diventare una bellissima ricchezza. Allora ecco, noi come parrocchia cosa facciamo? Abbiamo proposto qualche anno una festa dei popoli, cioè abbiamo invitato le persone di altre religioni, di altre culture, di altre nazioni a questa festa per incontrarci, no? Per condividere un pomeriggio insieme. Certamente sono piccole cose, andando per le benedizioni nelle nostre scuole, certamente i primi anni si avvertivo specialmente questa diffidenza, no? Perché giustamente quando entravo nelle classi i bambini di altre religioni venivano fatti uscire, chi voleva ovviamente, e vedevo una paura, no? Proprio nei confronti della figura del sacerdote che arrivava nella scuola. Però in questi anni ho cercato di stabilire un contatto, una relazione, no? In modo tale che si possa arrivare, o perlomeno dare qualche segno, per arrivare ad una realtà di mutuo rispetto, di mutua amicizia, per buttare giù quei muri di pregiudizi che sono da tutte le parti. Quindi penso che dobbiamo andare in questa direzione. Colpiva tempo fa un amico che viene dall'India, che mi raccontava, un sacerdote, la realtà di questa diversità di religioni la vivono ormai da secoli, no? Quindi ci sono indù, musulmani, cristiani a stretto contatto che vivono nello stesso paese. E cosa fanno? Ci sono dei rapporti d'amicizia anche fra, diciamo, i rappresentanti delle varie religioni, per cui quando c'è la Pasqua i rappresentanti delle altre religioni vengono alla chiesa a fare festa con i cristiani, quando c'è la festa del Ramadan musulmano il sacerdote, il parroco va alla festa degli amici musulmani per condividere, certamente nel rispetto, no? Delle proprie religioni, ma sempre nell'amicizia. E questo penso che sia importante anche per la nostra società, arrivare e andare verso questa situazione, questa realtà. Lei trova che questo in Italia sarebbe un comportamento da io non, ad esempio non lo, insomma, tranne che nelle occasioni più solenni non mi sembra di averlo mai riconosciuto, no? Questo tipo di comportamento. Per me certamente dobbiamo andare verso questa situazione. E poi le realtà cambiano, sì, noi nel nostro piccolo nella diocesi vedo che il nostro vescovo quando c'è una festa importante a Pasqua, no, e anche altre feste invita sempre gli amici ortodossi, no? Non sono un'altra religione, siamo sempre cristiani, la stessa religione, però ci sono gli amici ortodossi che sono lì in cattedrale a pregare insieme a noi. Anzi, la nostra diocesi qualche anno fa ha dato anche una chiesa agli amici ortodossi perché potessero avere un luogo dove pregare. Quindi ecco, c'è un dialogo ecumenico, un dialogo interreligioso che si sta facendo strada. Ecco, per il dialogo interreligioso magari è un pochino più difficile perché la presenza, diciamo,
di persone di altre religioni, non è così strutturata, diciamo, nel territorio, per cui no, magari gli interlocutori vanno trovati, ancora vanno cercati. Questo lo dico da un po' da profano, nel senso che non so, magari già lo fanno, però sì, quella no, è senz'altro la direzione da percorrere. Da seguire. Da seguire. Ecco, rispetto a quell'esame di coscienza di cui parlavamo, lei è d'accordo, ad esempio, sul fatto che la Chiesa si debba interrogare, certo, insomma, su dove va e su come attrarre? Perché poi c'è da dire anche questo, no? Che nella religione cattolica, a differenza ad esempio di quella musulmana, c'è molto meno, come dire, attinenza, no? Al rispettare, andare alla messa, quindi nell'osservanza, e c'è anche magari tanta clemenza da questo punto di vista, no? Per chi è cattolico, come dire, con le parole, un po' meno con i fatti. Ecco, come si può allora in questo, come dire, da una parte appunto farsi un esame di coscienza, dall'altra però responsabilizzare anche, cioè se tu professi una religione, insomma, no, devi comunque andare anche, sì, a santificare le feste, come dice un comandamento. Vuol dire che innanzitutto la Chiesa è sempre da riformare, perché certamente è un dono di Dio, ma è composto da uomini, da peccatori. Quindi guai a noi quando ci sentiamo una Chiesa a posto, fatta, perfetta, non esiste. Cioè la Chiesa perfetta esiste solo in cielo. La nostra Chiesa è una Chiesa pellegrinante, una Chiesa in cammino, una Chiesa che si deve fare sempre l'esame di coscienza per cercare di capire cosa sbaglia, cosa non va e correggerlo. E se smettiamo di fare l'esame di coscienza come Chiesa, finiamo per diventare una chiesa sfigurata, non una chiesa del Signore, ma una chiesa che non ferma, insomma, ecco, inerte, era quello che dobbiamo combattere. Volevo capire, ma tu sei stato alle sue funzioni? Sì, certo. Ecco, è uno di quei parroci che, insomma, come si suol dire, dall'altare lancia i suoi moniti, o e quindi un po' duro anche nelle omelie, o invece abbraccia di più la popolazione? Ma direi l'uno e l'altro, ecco. Io l'ho sentito, insomma, anche ho sempre sentito un forte richiamo, ma anche poi forte anche il lato della, proprio dell'accoglienza, della disponibilità e non nel non voler giudicare, insomma, però ecco, direi che, ripeto, la realtà di Subiano secondo me è una realtà molto particolare e molto inclusiva per quello che è possibile vedere, che è possibile, insomma, toccare tutti i giorni con mano. Ora che facciamo? Abbiamo la pubblicità? Abbiamo la pubblicità, che insomma è nostro dovere, ora eravamo su temi tanto alti, ma d'altra parte con quella mangiamo. Perché poi dopo vorremmo parlare della Pasqua. Assolutamente, siamo nel periodo, insomma, della Pasqua e quindi parleremo anche di quello. Ci vediamo dopo la pubblicità. Seconda parte di A Tu per Tu con Don Alessandro, il parroco della comunità di Subiano. Diciamo che nella prima parte abbiamo un po', come dire, spaziato su quello che è la sua attività pastorale, quindi nel comune del Basso Casentino, però ovviamente questa era la puntata dedicata alla Santa Pasqua. Ecco, mi piacerebbe, visto che parlavamo anche di inclusione, di multiculturalità, quello che secondo lei dovrebbe essere il messaggio, no? Che non solo i cattolici, ma anche i non cattolici recepiscono magari da questa Pasqua. Ma la Pasqua è la festa della liberazione dell'uomo da quelli che sono i mali fondamentali dell'umanità, che sono il peccato e la morte. In questo senso ha un valore universale, riguarda tutti gli uomini e non riguarda solo i battezzati, solo i cristiani, abbraccia tutti, perché come diceva un santo vescovo, Don Tonino Bello, c'è un'economia della grazia sommersa che arriva ovunque, cioè c'è come un fiume di grazia, no? Cioè la grazia è l'amore di Dio che salva, che arriva ovunque ci sia una persona ben disposta ad accoglierla. E poi c'è il ruolo sacerdotale della Chiesa, di ogni cristiano, che in quanto battezzato è costituito come ponte fra il cielo e la terra,
come uno strumento della riconciliazione fra Dio e l'umanità. Quindi ecco, in questo senso penso che la Pasqua sia una festa per tutti, una festa per i cristiani e una festa anche per tutti gli altri. Certamente non crediamo tutti nelle stesse cose, questo è quello che è la fede della Chiesa, è la fede che portiamo avanti da quella notte in cui il Signore è risorto, e la porteremo avanti finché il Signore tornerà, come ci ha promesso, per portare a termine questo progetto di salvezza che ha iniziato lì, morendo su quella croce. Devo dire che è un piacere ascoltarlo, posso dire, no, ma non è perché è qua, ma dal punto di vista proprio anche della, così, dei temi, diciamo, più strettamente, te l'ho detto che cattolici, è un grande abbiamo comunicatore. Abbiamo un gran sacerdote. No, ma riesce, quindi, secondo me, anche in maniera molto bella e diretta, insomma, a portare quelli che sono i temi. Ecco, ora noi non gli chiederemo niente della politica, no, ma delle ingerenze a volte invece della religione cattolica sulla politica, questo che cosa ne pensa? Perché ci sono, questo lo dico io, non lo dice lui, ma lo dico io, ma a volte purtroppo accade che, insomma... Ma la Chiesa come pastori, diciamo, no? Quindi esatto. Come preti, come vescovi, come non fa politica direttamente... noi sacerdoti abbiamo proprio il divieto di entrare in politica in senso diretto, però certamente indirettamente in politica si va, non parlando di partiti, diciamo, parlando di argomenti. Per cui ecco, in questo senso la Chiesa fa politica. Non è che il Vangelo sia una teoria astratta che prescinde dalla vita dell'uomo, anzi. Dovrebbe essere, è proprio il contrario, il Vangelo è l'insegnamento di vita, quindi in quel senso il Vangelo ci spinge, spinge i laici innanzitutto, no, a fare politica in maniera diretta e noi pastori a fare politica in maniera indiretta. Ma che cosa si intende, ad esempio, per un laico, ecco, applicare quello che dice il Vangelo? Perché secondo me non è che ci siamo molto su questa applicazione, perché poi no, specialmente in questo momento storico, ecco, la multiculturalità di cui parlavamo prima presta il fianco purtroppo a nuovi episodi di razzismo, il momento, la crisi economica che stiamo vivendo presta il fianco invece a creare nuove povertà, e quindi credo che appunto in questo il ruolo della Chiesa e delle sue diramazioni, una su tutte, la Caritas mi viene in mente, ecco, debba avere un ruolo un pochino più incisivo, credo, mia personale opinione. Sì, sì, la Caritas è una realtà meravigliosa, è, come si diceva prima, d'accoglienza, è la Chiesa che accoglie in particolare i più deboli e i poveri. E in questo senso ecco, le Caritas parrocchiali fanno un lavoro importante a livello territoriale, e poi la Caritas diocesana ecco, in maniera più centrale, più forte certamente, e l'auspicio è che ogni parrocchia abbia una Caritas, perché oggi Giovedì Santo e ricordiamo l'ultima cena del Signore, la lavanda dei piedi, l'amore che il Signore ci ha insegnato è un amore concreto, e la parola servizio declina in maniera chiara cosa vuol dire amare, cioè, non è una teoria, non una dottrina, delle buone intenzioni, ma darsi da fare, fare le cose, andare incontro ai poveri, accoglierli il più possibile, questa è la Caritas, e questo è quello che nel nostro piccolo ognuno di noi deve cercare di fare. Ecco. Allora io vorrei invece, sempre, siamo sempre in tema pasquale, quindi vorrei parlare un po' dell'umanità, e spesso negli ultimi tempi secondo me si sta perdendo il senso del significato dell'umanità, cioè anche guardando ad esempio i social, le stesse persone vengono messe in evidenza magari
si scandalizzano e si sbraitano per il maltrattamento di un animale, che è giusto perché gli animali non vanno maltrattati, poi magari si legge dei commenti, lasciateli, vedono un barcone di persone in mezzo al mare e scrivono lasciateli affogare, la stessa persona. Ecco, allora è umanità questa? Direi proprio di no, assolutamente. Ma perché si è arrivati... cioè questa perdita del senso di cioè siamo esseri umani o no? Perché l'uomo questa deriva, ecco, intanto l'avverte e poi si avverte e poi perché succede questo? Perché forse qualche anno fa non c'era una cosa del genere, o sbaglio? Ma personalmente vedo a proposito di mare una deriva, nel senso che non è che si vada in meglio, insomma, mi sembra che si vada in peggio, cioè l'egoismo, no? L'indifferenza, episodi di violenza, almeno come ce la rappresenta i telegiornali, la televisione che vediamo, ma anche la realtà in cui viviamo concretamente sono tanti, aumentano. Allora, il senso della Pasqua direi che ci aiuta un pochino a gettare uno sguardo su questo male che c'è nel mondo. Il Signore è il Salvatore, è venuto a salvarci dal male, dal peccato, dall'egoismo, per cui nella misura in cui riusciamo a conformarci al Signore, al Vangelo, che conteniamo questo male, lo sconfiggiamo. Invece nella misura in cui emarginiamo il Signore dalla nostra vita e il Vangelo, quello che ci insegna, che questo male si diffonde. Parlavo prima di quello che diceva Don Torino Bello, di questa economia sommersa della grazia, no? Che è alimentata dalle buone azioni, dalle nostre preghiere, da anche le nostre croci che offriamo al Signore, che uniamo alle sofferenze di Cristo, però c'è anche un'economia sommersa del peccato. Cioè c'è un male che si diffonde. Per cui, ecco, io direi la nostra umanità è lì, è in mezzo, fra queste due realtà, fra il bene e il male. E con la nostra libertà possiamo scegliere se far prevalere l'uno o l'altro. Quindi, ecco, la Pasqua direi che è una festa della liberazione, però anche una festa nella quale dobbiamo diventare sempre più consapevoli del fatto che il bene va fatto, e che nel fare questo bene il Signore, Dio, ci aiuta e ci sostiene. Lei si ricorda, sicuramente lo avrà letto, insomma, nei giornali, lo avrà visto, spero, nella nostra TV, ma insomma il parroco di Cortona in tema proprio di immigrazione aveva fatto, ti ricordi, il presepe con il bimbo che era morto sulle spiagge della Tunisia, no? Alan, mi pare si chiamasse. Sì. Ecco, quello è stato proprio un grido, no? Come dire, una presa di posizione forte, non in politica, ma proprio verso, credo, quel senso di umanità che tutti abbiamo perso. Lei ha mai pensato di fare un gesto del genere o magari invece, ecco, di fare... Non ci ho pensato, sinceramente, anche perché non sono così, insomma, che faccio i presepi, lo fanno altri, anzi, il presepio mio, sì, che non lo faccio neanche io. Però mi sembra un segno bello, anche per vedere un presepio attualizzato, un Natale che si attualizza, una Pasqua che si attualizza, perché facendo il Natale, la Pasqua, noi non semplicemente vogliamo fare una memoria di quello che è successo, pur fondamentale, ma soprattutto vogliamo rivivere, attualizzare quelle cose che sono successe, quelle cose che ci vengono raccontate, riviverle per poter imitare l'esempio del Signore e fare come ha fatto Lui, accogliere tutti, aprire la porta di casa, tendere le mani, aiutare, sostenere, guarire. Quella è la logica del Vangelo. Chi metterebbe? La logica dei muri non è evangelica. Chi metterebbe al posto di quel Cristo in croce che poi risorge oggi, attualizzando la Pasqua di oggi? Ma rimanendo nel tema di immigrazione, direi tutta quell'umanità che trova la morte in questi, no, viaggi della speranza che si traducono, si trasformano in viaggi della disperazione.
e poi ci metterei, non so, che la nostra società, perché possa diventare qualcosa di diverso, no? Di più bello, di migliore, una società fatta di persone che si amano, che tendono la mano, di persone che si sentono fratelli e sorelle, e non di una fraternità esclusiva, no? Chiusa a gruppetti o a popoli, ma aperta a tutti. Quando la fate la festa dei popoli? Non l'abbiamo in programma ora, ah, okay. Non l'abbiamo programmata. Però in genere la facciamo a maggio, sì, aprile-maggio. Però abbiamo una Pasqua magari un pochino alta quest'anno, certo. Quindi vediamo se riusciamo. Tra le varie, certo, tra le varie religioni, insomma. Ecco, siamo in chiusura. In quel presepio anche il lavoro che manca e il disagio giovanile, no? Cioè, c'è spazio per tutti, certo. Allora, vogliamo direi invitarlo a fare un augurio di sì. Buona Pasqua a tutto, quindi un augurio... Sì. Per tutti, diciamo, facciamo un augurio umano oltre che cristiano, cioè, sì. A tutti. Ma l'augurio che faccio è che questa Pasqua possa portare luce e speranza a tutti. Vediamo che fra la nostra gente c'è anche tanta disperazione, che viaggiando per le benedizioni delle famiglie si trova tanta solitudine e anche disperazione. Allora, il mio augurio è che in questa Pasqua tutti possano trovare un seme di speranza, che possano vedere questa luce che brilla e splende anche nelle tenebre più oscure, questa luce che si chiama Gesù Cristo, che ha un volto misericordioso di un Dio che si fa uomo e che muore in croce per amore nostro, per la nostra salvezza. Quindi con questi sentimenti, fratelli e sorelle, un augurio di una buona Pasqua, di una Pasqua di risurrezione, di una Pasqua di speranza per tutti. Grazie mille a Don Alessandro, davvero insomma complimenti per il suo modo anche grazie. Di portare insomma questa grazie, parabola. Alessandro. Insomma noi abbiamo provato un piccolo chicco, no? Così spero, ma certo. Una piccola come goccia sempre. Anzi a questo mare che insomma speriamo sia sempre più grande. La Pasqua è sicuramente un momento molto importante, ma io direi non solo per noi cristiani ma per tutti, perché io vedo poi alla fine anche chi magari anche va in giro col velo, mettiamola così, ma poi la festa la fa, la santifica allo stesso modo suo, quindi direi che insomma siamo tutti, come ha detto, tutti fratelli e tutti, tutti uomini. In mente la cosa, scusate, prego. Però ripensando anche all'incendio di Notre Dame di questi vero, giorni, vero. Ecco, l'augurio per questa Pasqua è che riusciamo a rinnovare la nostra Chiesa diocesana, che questa Chiesa a volte no, ferita, sciupata, incendiata, come quella Chiesa di Notre Dame, con la Cattedrale di Notre Dame, possa diventare anche grazie al Sinodo che abbiamo appena celebrato in questi ultimi mesi, possa risorgere, rinascere come una Chiesa più bella, più accogliente, più conforme al volere del Signore. Ce lo auguriamo davvero, davvero tutti, quindi grazie alla presenza di Don Alessandro. Noi ci vediamo benedetti a questo punto, assolutamente, da Don Alessandro, la prossima settimana. Grazie, grazie, arrivederci. Arrivederci a voi. A tutti.